I sindaci e i presidenti della provincia che si sono succeduti dal 2005 a oggi saranno convocati dalla Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Prato per riferire sul caso CREAF, la partecipata che ha bruciato oltre 20 milioni di euro pubblici senza mai far decollare la sua attività di innovazione e ricerca, ora dichiarata fallita e che vede indagati i tre vertici che si sono succeduti negli anni per bancarotta societaria. Lo annuncia il presidente della Commissione, Giorgio Silli, al termine delle audizioni delle categorie economiche rappresentate da Confindustria, Confartigianato e Camera di Commercio, mentre non si sono presentati i sindacati e il Palazzo delle Professioni. La Commissione Controllo e Garanzia vuole approfondire con gli amministratori dell'epoca di tali enti pubblici cosa sia successo e perché le loro casse abbiano continuato a finanziare la società nonostante l'esborso fosse già ingente e l'attività inesistente. Tra l'altro, dalle audizioni è emerso che il cuore economico della città non ha mai condiviso tale progetto. Parte politica che ha governato per tutti quegli anni dovrà spiegarci. Io chiederò il perché dell'incaponirsi con questo progetto e della volontà di continuare a buttare soldi dentro per un periodo lunghissimo di più di 10 anni. Poi intendiamoci, le scelte politiche sono scelte legittime. Mi possono dire noi ci credevamo, se non ci sono dei problemi che solamente la magistratura può sollevare. Per quanto riguarda la Commissione 6 sarà più che sufficiente, però ribadisco, mi sembra francamente folle perpetrare un errore nella gestione del denaro pubblico per un periodo di tempo così lungo. Addirittura il presidente Rossi, pur di dare contro alla giunta di centrodestra,